2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. Bum, 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 bum. Sail the ship. Bum, bum, bum. Chop the tree. Bum, bum, bum. Skip the rope. Bum, bum, bum. Look at me. Crescere è cool. Nuova Fiat 500L. Da 14.900 euro con clima ESC. Potrebbe essere indetto già nei primi giorni di marzo un consiglio comunale monotematico alla presenza del comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito, generale Massimo De Maggio, sullo spinoso argomento che vede protagonista da vicino il poligono militare del parco di Torre Veneri. Lo si è appreso dalle parole dell'assessore Andrea Guido durante la seduta mattutina della massima assise avvenuta oggi, durante una mozione discussa dal consigliere Carlo Salvemini riguardante l'esigenza di bonifica del sito. All'ordine del giorno anche l'acquisizione dell'ex stazione di servizio AGIP in Viale dell'Università e la candidatura di Lecce a Capitale Europea della Cultura nel 2019. Urge infatti la costituzione del comitato promotore al quale la Regione per il momento ancora non avrebbe aderito, con tanto di rammarico del primo cittadino Paolo Perrone. Trasformare le idee in iniziative utili per il territorio. E questo è l'obiettivo che si propone la provincia di Lecce. Si tratta di un progetto che vuole promuovere e valorizzare il territorio salentino per dare risposta al disagio occupazionale attuale. A questo proposito, l'Osservatorio sul mercato del lavoro ha rilevato che nella provincia di Lecce i disoccupati superano i 120.000. Inoltre Antonio Gabelloni ha sottolineato come soprattutto le donne soffrano il disagio occupazionale. Tale assenza di posti di lavoro ha generato situazioni di scoraggiamento e sfiducia. Proprio per questo la provincia di Lecce si impegna nel proporre alcuni punti attraverso cui si possano offrire nuovi sbocchi al potenziale produttivo delle imprese in relazione allo sviluppo sostenibile in termini ambientali e sociali, garantendo una qualità di vita migliore alla popolazione locale. La digitalizzazione dei processi, nuovi modelli di relazione per le imprese e pubbliche amministrazioni. Questo è il titolo dell'incontro avvenuto questa mattina all'Open Space di Palazzo Carafa, organizzato e promosso dall'Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione del Politecnico di Milano, con il patrocinio di Confindustria Lecce. Evento rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche interessate all'argomento. Ad aprire i lavori l'assessore all'innovazione Alessandro Dellinoci, tra i relatori il presidente di Nova Puglia Sabrina Sansonetti. Nell'ultimo periodo ho avuto dei problemi fisici che mi hanno frenato un po'. A parlare uno dei talenti cresciuti nel vivaio del Lecce, Filippo Falco. Mister Tom ha le sue idee di gioco, dichiara l'attaccante giallorosso, con diversi schemi e noi dobbiamo cercare di assimilare quanto prima quello che ci chiede. Secondo me quello che pratichiamo è un gioco che può esaltare le nostre caratteristiche, cerchiamo di fare della velocità la nostra arma tenendo per non più di 2-3 secondi la palla tra i piedi. Noi calciatori non guardiamo i video dei nostri avversari, ci pensa il mister, pensiamo solo a svolgere al meglio il lavoro della settimana, rispettiamo tutti i nostri avversari ma al tempo stesso siamo consapevoli delle nostre potenzialità. La provincia di Lecce comunica che dal 10 settembre parte la campagna di dichiarazione aperta degli impianti termici. E ora che faccio? Chiamo il mio tecnico. Ha sentito la radio, vero? Non so che fare. Non si preoccupi, penso io a tutto. La dichiarazione della verifica fatta precedentemente la presento io stesso. Il manutentore apporrà un bollino verde, arancione o rosso sulla dichiarazione e la trasmetterà online. O la consegnerà presso gli uffici di Nuova Salento Energia, zona industriale di Lecce, Polizia Provinciale.